Direi che può essere soddisfatta. È bellissimo perché viene annunciata la Murakami proprio alla francese, Kanako Murakami, Kanako Murakami per il Giappone, questa atleta giovanissima, 17 anni, di Nagoya, e ci presenta il concerto di violino, una coreografia curata per lei da Marina Zueva. L'abbiamo già vista quest'anno, la Cup of China a Shanghai, ottenere una sesta posizione. Bene. Il blow loop va anche bene. Peccato, flip aperto, solo semplice. Vai, sì. Quasi arrabbiata anche lei, eh? Di quelle espressioni quando proprio non entra coi salti. Buono, triplo flip, sequenza doppio atte. Salto, doppio loop, e
c'è l'applauso del Paleomi Sport di Parigi-Bercy per Kanako Murakami. Cosa ti è sembrato? Migliorata rispetto alla Cup of China o ancora tanti problemi? Beh, no, ancora un po' di problemi, sì, però decisamente migliorata soprattutto nell'atteggiamento. Io l'ho vista molto impaurita e titubante in Cina, la gara precedente in Cina, mentre stavolta l'ho vista molto più aggressiva, molto più convinta, decisa, sparata. Magari sta facendo un po' suo anche i programmi, esatto, il programma. Sì, sì, potrebbe essere, acquisito più fiducia in se stessa sicuramente, e ha pattinato questo programma in maniera molto più sicura. Certo non è una grande interprete, ma è veramente veloce su quel ghiaccio. Scorre, è piacevole. Scorre e tutti i suoi movimenti sono davvero eseguiti con vivacità, con verve. Guarda con che proprio guizzi lei riesce a uscire con questi. E gli stessi salti sono salti molto elastici, con dei molleggi veramente profondi ma molto elastici. Sono tipici un po' di queste muscolature, proprio un po' un molleggio tipico di queste atlete dell'est che riescono ad avere questo caricamento profondo ma allo stesso tempo veloce. E invece le atlete occidentali, se finiscono così in basso col ginocchio, di solito non si sollevano più da lì, insomma rimangono, hanno un tempo molto più lungo di reazione poi dopo da quegli angoli di piegamento. Ma comunque lo trovo più adatto a lei questo programma, anche rispetto al corto, è più frizzante. Brava, anche nella sequenza di passi esce un po' più lei, vero? Ci ricorda un po' l'atmosfera frizzante del suo short dell'anno scorso. Però anche l'anno scorso aveva un programma molto brillante per quello che riguarda lo short, e poi invece aveva la maschera di Zorro che era molto più pesante per lei nel libro. Quest'anno sembra aver fatto inversione. Il contrario, sì. Molto carina. Allora c'è il punteggio per lei. Kanako ha ottenuto un totale di 105,54 per Kanako Murakami, e ha migliorato senza dubbio il punteggio che aveva ottenuto in Cina, ed è anche il miglior libero visto finora, e dunque l'overall la premia 161,31. Pensate, la Egelson c'ha 154,90, quindi davvero un bel balzo in avanti, e qui inizia una sfida interessante, serrata, perché adesso sul ghiaccio sta entrando proprio la rappresentante degli Stati Uniti.